sono in stati pietosi stamattina perché devo ancora darmi una sistemata, quindi nel senso che ho portato già i ragazzi a scuola e quindi adesso mi metto a fare le mie cose. Tra la lavastoviglie però la faccio la mattina. Ma stamattina è stata un po' tragica perché ho una delle ragazze che non sta bene e quindi l'ho tenuta a dormire con me. Era già qualche giorno che vedevo che mangiava poco e non giocava più con le sue sorelle, quindi ho visto che c'era qualcosa che non andava. In più oggi sono passata definitivamente ai pantaloni lunghi e la felpa perché oggi piove e la temperatura è passata da tipo 30 gradi a 18, quindi non è delle migliori, ma perlomeno non sono quelli che piacciono a me. Ma mi spieghi cosa stai facendo? Ma per me si fa male. Ok, allora, cucina finita. Adesso vado a sistemare questo seme di mango che ce l'ho qua già da ieri e sì, insomma, devo sistemarlo, ma non vi dico nient'altro perché poi penso di fare un video dedicato, insomma, se funziona. E invece andiamo a piantare questo seme qui, che è sempre un seme di mango che però ho già fatto la radice, vedete? E poi anche quello dell'avocado che ho mangiato ieri. Anzi, dopo facciamo un altro smoothie veramente e vediamo se viene buono. Perché quello alla cioccolata, giuro, me ne sono innamorata, praticamente ormai è diventata una dipendenza. Adesso andiamo però a fare questi due semini qua, andiamo giù. Adesso invece prendiamo questo seme di avocado e andiamo a piantarlo su un altro vaso. Adesso vi mostro però una piantina di avocado che è nata quest'anno e ne ho altre due dall'altra parte, nate grazie ai consigli di Marcello Menimbio. E sì, grazie a lui che mi ha svelato il segreto del secolo, finalmente sono riuscita a far nascere le piante dell'avocado. E il suo segreto praticamente è stato quello di dirmi: guarda, io non faccio proprio niente, e quindi io ho seguito il suo preziosissimo consiglio e finalmente sono riuscita a far nascere le piante di avocado. Anche io, questa me l'aveva data mia sorella, l'aveva piantata per sbaglio, gli ha preso, e questa l'ho piantata io, sempre all'inizio dell'estate.
E niente, richiudiamo e andiamo a rimetterlo esattamente nella stessa posizione dove era prima. Posto che ho scelto io qua sopra in cucina, perché ho visto che c'è luce e stanno bene. Ciao, crescete bene. È tardissimo, spero che ci siano ancora i risultati dei sondaggi, se non li ho fatti per il cavolo un'altra volta. E vediamo che cosa avete scelto come video di questa settimana. Ok, adesso andiamo a vedere i risultati. Ah, ci sono ancora tutti, e vai, adesso ve li mostro. Allora, risultati interessanti. Tra autunno e inverno ha vinto l'autunno, quindi sì, volete stare in stagione piuttosto che io passi già la stagione successiva. Per quanto riguarda invece il video di questa settimana, avete scelto il progetto DIY e riciclo, quindi potrebbe essere... Ah, i fantasmini di Halloween, sì. Poi, come nuovi video da portare sul canale, mi avete chiesto declutter, poi qualche haul, le challenge e le reaction non vi piacciono, ma neanche a me in realtà. Poi i vlog, la cosa più economica da, e leggo e rispondo ai commenti, però i mukbang no, proprio, cioè, sono contenta perché effettivamente avete i miei stessi gusti. E poi video da bendata, quindi DIY, shopping, eccetera. L'home tour e il draw my life no. E prova a rifare i progetti di YouTube, Instagram e TikTok. Molto bene, quindi sono contenta. Bene, allora sì, abbiamo le stesse idee, sono molto molto contenta. E niente, io direi di andare a realizzare il progettino DIY a sto punto. Oppure un sacco di email da rispondere, ma sono tutte collaborazioni che non mi va di fare, perché comunque non fanno parte del mio canale. Qui c'è... integratori, ambassador di costumi da bagno, homeify, questo home kit non so che cos'è, media kit, e un sacco di robe che comunque a me non interessano, spam come se non ci fosse un domani. Un giorno vi farò vedere tutte le mail di spam che mi arrivano, sono cose incredibili, che poi sì, un po' che si cancellano anche da sole, perché dopo 3 stagioni che sono lì si cancellano da sole, però gente che ciao, questo, ciao, come stai, cosa stai facendo, che non hai idea di chi sia. Maureen Jones, Giacinta Zumel, questa ha un problema alle ovaie e sta cercando qualcuno a cui regalare i suoi soldi. Questo Usman Kabor, un altro. Se io dovessi accettare tutti i soldi che loro ipoteticamente dovrebbero dare, sarei già milionaria praticamente. Serie TV e film disponibili senza limiti. 3D Avatar Tech. Tutte cose che io non porto nel canale, quindi non ho proprio voglia di fare questo tipo di collaborazioni. In sostanza, io in realtà ve l'ho anche chiesto su Instagram tempo fa, mi avete detto sì, fai, ci interessano, va bene uguali, però non riesco a farle, perché comunque non ho un'ispirazione al momento che non fa parte del mio canale e quindi delle cose che tratto. Mi metto a lavorare. Ah, e tra altre cose, adesso sfogliando l'agenda, mi è venuto in mente, ho idea di fare, cioè, a parte il DIY che faccio oggi, che sono dei fantasmini appunto, però volevo anche fare un altro tipo di fantasma, ed è un DIY, ma non ve lo mostro adesso, ve lo mostro pochi giorni prima di Halloween, perché è davvero una cosa, cioè, di un minuto, e preparate dei lenzuoli, però, un lenzuolo. In più devo anche cercare una torta da fare, questa settimana c'è il mio compleanno e quindi sì, devo pensare che torta fare.
Ma sono ancora un po' indecisa perché poi la stessa torta pensavo di realizzarla per la comunione di mio figlio che sarà poi verso metà ottobre. E sì, quindi diciamo che la torta per il mio compleanno sarà un po' un esperimento che poi andrò ad utilizzare per la comunione. Ah, questi sono i progetti che avevo pensato appunto per la stanza. So che non si capisce niente, che ci capisco solo io, ma è giusto che sia così, insomma. E queste sono le idee, insomma, che mi sono venute, poi magari cambieranno anche in corso d'opera, dipende se poi sono effettivamente realizzabili oppure no. E boh, spero che vengano bene, insomma. Comunque, basta. Mescolato. Adesso asciughiamo un po' il pennello. Oh, che macello che ho appena fatto. E andiamo a passare. Il muro. Ragazzi, questa è la nostra nuova stanza. Appena è finita ve la faccio vedere. Allora, il progetto sembra una bomba. Adesso bisogna vedere se è effettivamente applicabile. Perché poi, insomma, tra fare il disegno e metterlo in pratica non è poi così semplice. No, io continuo e ci vediamo tra poco. E niente, cambio di programma perché mi sono ricordata che oggi devo andare a recuperare i libri e il libretto di mia figlia e quindi dovrò registrare domani o oggi pomeriggio, stasera, insomma, adesso non posso. Allora. Libri presi, adesso vado a prendere i ragazzi a scuola e poi oggi pomeriggio andremo a fare un giro con Vicky, dato che è uscito un po' di sole.